48 anni dopo la gestione di Umberto, un altro Agnelli torna a guidare il club. Andrea verrà nominato dal consiglio della Juventus presidente della società, e questo personalmente è una cosa che mi fa molto piacere. Faccio anche un po' di fatica a parlare oggi, perché credo che voi tutti quanti capirete che per me è anche un giorno molto emozionante. Io oggi siamo qui per pensare esclusivamente al domani, con un'attenzione preponderante nel portare a termine il progetto stadio, che per noi è di fondamentale importanza. Signori, benvenuti a casa. Sappiamo gioire, sappiamo soffrire, sappiamo stringere i denti, sappiamo vincere. Noi siamo la gente della Juve. Juventus è campione d'Italia. Questa data, il 6 maggio del 2012, verrà ricordata a lungo dai tifosi bianconeri. Dopo 6 interminabili anni, la Juventus torna a vincere, torna ad occupare un ruolo di primo piano nella storia del calcio italiano. Capiremo fino in fondo, finché non saranno passati 10, 15, 20 anni, la portata del risultato che abbiamo ottenuto. Sarà solo quando sarà passato del tempo che ci renderemo conto di cosa significa aver scritto una pagina di storia. Chi viene alla Juventus sa che il traguardo più importante non è quello conseguito, ma è il prossimo. Attraverso difetto, attenzione, colpi in testa alla rete! Higuaín! La Juventus vince 3-2 a San Siro! Devo ricordare a tutti quanti noi che la società, la vostra società, ha investito circa 400 milioni in investimenti diretti e indiretti nello sviluppo immobiliare della società. Foi una decisione facile, il miglior clube italiano, un clube está abituato a ganhar, un grande giocatore, un grande allenatore, un grande presidente. Foi una decisione facile. Una leggenda che supera amarezza e gioie. Una leggenda che supera i presidenti e i calciatori. Una leggenda che ha scaldato i cuori di intere generazioni. La Juventus.